Bibi Jacopini, siamo quasi agli sgoccioli di questa edizione del mercatino del giovedì, tracciamo intanto un bilancio. Il bilancio, basta guardare intanto l'ora, sono le 19:10 e penso che già vedere la piazza con tanta gente, questo non capita, dico io, né il mercoledì né il venerdì. Dunque abbiamo sempre questa magia di poter far arrampicare sul nostro colle tanta gente. Abbiamo ancora due appuntamenti, quella del giovedì prossimo 24 e l'ultimo del 31. Giovedì 24 abbiamo anche al Chiostro dei Carmelitani un concerto con il Conservatorio, dove io vi invito, oltre che venire al mercatino dal 17 alle 24. Girando per le bancarelle abbiamo ascoltato tanti idiomi diversi, tante lingue, no, che si incrociano, come da tradizione. Quest'anno forse è un po' più importante questo segnale, no? Sì, allora la nostra città è multietnica e mi auguro che lo sia sempre di più. Il mercatino da sempre ha accolto tante etnie e questo senza dar segnale. Il mercatino è un libro aperto dove c'è spazio per tutti. E lo è sempre stato, posso dirlo, da 35 anni. L'ultima cosa riguarda appunto questo anno particolare, quindi anche questa edizione particolare. Un anno dal terremoto, Fermo porta ancora le ferite ben visibili, però i turisti, il pubblico del mercatino hanno risposto alla grande. Sì, risponde sempre bene, special modo anche i turisti, che abbiamo fatto una sorta di sondaggio. Sono quelli che scendono, diciamo, da Santa Vittoria in Matenano in giù. E questa è una particolarità che anche noi ci stupiamo come facciamo a far questo. Ci troviamo ora in una location della piazza che è un ristorante che accoglierà anche questa sera il 60% di stranieri a cena.